Qua allo stand MG poi ci sono in realtà tante altre novità, perché oltre alla MG3, che secondo me è una delle auto più interessanti, avete appena visto il video pubblicato su Automoto, ci sono altre due cose che hanno attirato la mia attenzione. La prima tra tutte è la IM o AIM L6, che è una vettura nuova, quindi non è una vettura che arriva dalla Cina, che si presenta come una sorta di brand nuovo destinato a un mercato sempre legato a MG, ma che inevitabilmente si lega un po' più al mondo premium, un po' come succede con Lexus per Toyota e altri esercizi di stile come ad esempio DS per Citroën, e che vuole creare vetture all'avanguardia e soprattutto di segmento decisamente più importante rispetto alla gamma MG. La cosa interessante di questa vettura, oltre al design, è sicuramente la tecnica, perché ancora sappiamo poco, ma sappiamo che integra il massimo in termini di bontà telaistica per quanto concerne la predisposizione dell'auto alla guida autonoma di livello 4, con dei sensori LiDAR lì sul tetto, li vedete, con dell'illuminotecnica LED ovviamente, e la possibilità di avere un design veramente scolpito dal vento. Ma ciò che mi ha sorpreso è quando mi hanno detto che lei utilizza batterie solide da una capacità di poco inferiore agli 80 kWh, 79, con la possibilità in omologazione di arrivare a 800 km. Quindi questo è un vero traguardo: forme scolpite dal vento, batterie di nuova generazione e soprattutto un'autonomia che nel segmento, mi dicono, sarà la migliore di tutte. Quindi un prodotto decisamente interessante che, vi confermo, arriverà in Europa e che si dimostra sicuramente curioso. La MG3 ne abbiamo già parlato, lei veramente sarà la vettura che porterà MG nell'Olimpo, non solo per questa versione full hybrid che venderà tantissimo grazie anche agli incentivi, ma anche per il fatto che a settembre arriverà ovviamente in veste, anzi andiamo di qua, arriverà in veste solo benzina, e poi la Cyberster che possiamo toccare con mano e che ci confermano che durante il corso dell'anno verrà aperta nella vendibilità. Un prodotto decisamente unico che porta una forma carrozzeria davvero quasi dimenticata nel mondo automobilistico, anche su strada, e soprattutto che permette AMG di posizionarsi con dei prodotti che davvero è difficile trovare in circolazione. Ma sapete qual è la cosa davvero devastante di quest'auto? È che l'hanno fatta molto molto bella dal vivo. Vi assicuro che è un oggetto decisamente interessante. Sono contento che dietro questo marchio ci siano delle persone un po' orientate a Oriente, che cacciando grano hanno detto: ragazzi, su, forza, creiamo delle auto vere, e con dei dettagli che mi lasciano decisamente incuriosito, anzi mi incuriosiscono molto molto molto. Tra l'altro vedo comunque che c'è della bella tecnica, so che hanno rilasciato la scheda tecnica, vedo ad esempio che davanti un impianto frenante griffato Brembo, non stanno scherzando i ragazzi, quindi sanno fare vetture, e delle forme carrozzeria davvero bellissime. Guardate che belle l'apertura delle portiere con i tasti, e soprattutto un abitacolo che nella parte centrale è davvero iper futuristico. Ma vabbè, tant'è. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate di MG. Io so che loro stanno lavorando molto bene, so che hanno venduto, hanno chiuso un 2023 guadagnando il 2% di share nel mercato, e so che hanno l'ambizione di diventare molto molto importanti qua in Italia. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate delle loro vetture, scrivetemelo qua sotto, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qua al Salone. Ciao!